ben ritrovate qui sul mio canale, ben ritrovate e benvenute a quelle che si sono appena iscritte. Ok, di cosa parleremo in questo video? Sarà una cosa un po' strana, cioè difficile. Difficile nel senso che qua ne ho un sacco di cose che vi dovrei far vedere, non so comprate, sono le cose che declutterò, che le regalerò. In questa scatola è tutta la roba, oddio c'è un insetto, che declutterò ma regalerò quello che c'è in scatola. Invece questo che c'è in sacchetto butto proprio via alla spazzatura e vi farò vedere, perché sono arrivata a un certo punto della mia vita che ne ho tantissime cose che non riesco a utilizzarle per tutte, scadono e ho detto che dovrei darmi un taglio. Infatti mi sono data un taglio ultimamente, non ho più acquistato quasi nulla di make up di altri brand, sto prendendo roba dal brand che lavoro, cioè di Faberlic, come sapete, ma perché mi serve per il lavoro, non che ne avesse bisogno. Ragazzi, voi sapete chi è qua con me da anni, mi conosce e lo sa che ne ho una collezione intera di palette costose che ora fanno nana nel cassetto. Ed ho deciso quelle cose che non le uso e penso che non le userò di regalare a mia cognata, poi mia cognata vedrà cosa gli darà, a chi gli darà, perché sono prodotti ancora buoni. Ho fatto una scelta di prodotti e ho dato una pulita nella tutta mia collezione make up, di palette, di tutti i prodotti che si possono ancora utilizzare, non sono scaduti, sono belli, sono integri. Certe cose, se non nero, sono anche addirittura nuove, mai usate, ma che ovviamente stando lì non essere usate alla fine farà muffa, cioè nel senso, e preferisco darle in avanti che qualcuno le potrà usare. Invece qua c'è roba che veramente non si può più utilizzare ed è non è neanche bello a regalare roba scaduta o che puzza o che è quasi alla fine della sua vita. E vi farò vedere cosa faccio, perché so cosa butto e cosa regalo, perché so che questo è un genere di video che la gente ama vedere. Io non ho fatto proprio il filmato quando ho girato tutta la camera nella mia collezione, perché io non ho, sapete chi l'ha vista, non ho quelle classiche postazioni make up con i classici mobili, cassettoni Alex, voi sapete, e quindi ho preferito di farvi vedere veramente quello che tengo, quello che butto oppure quello che regalo, giusto così almeno facciamo finire. Allora, ho un make up fatto perché l'ho appena fatto in una live su Facebook, chi c'è stata su Facebook e mi ha guardata l'ha vista. Tutti i prodotti sono prodotti Faberlic, è un make up leggero estivo. Ok, vi farò vedere quello che butto e poi quello che regalo vi farò di nuovo vedere. Allora ragazze, ho in un sacchettino, scusate il rumore se lo sentite, ma dovrei fare, perché questa è roba che si può spappolare, rovinare, e per non fare danni magari nelle, cioè per non sporcare in casa, preferisco metterle qua. Sono delle cialde, questa si è anche pure attaccata, ecco, dei prodotti che le avevo nei nelle palette quelle magnetiche. Questo è un, diciamo, un, bah, vedete che si è spaccato, è un bronzer e quindi lo butto perché a parte che ha creato una patina, cioè un bronzer barra tera, però si è spaccato, vuol dire che è arrivato alla sua fine. Poi qui c'ho questo colore che l'ho preso in Francia, ma tanti anni fa. Sono cialde da mettere in nelle palette quelle magnetiche. Questo è un colore di Essence. Poi questi qua sono due colori
che le avevo in una palette di Urban Decay, ma che le caccio via perché sono da tanti anni. E questo è un colore, è un blush in polvere, sempre comprato in Francia, ma ne ha 6-7 anni, quindi credo che è arrivato la sua ora di buttarlo praticamente via. Questo è un altro colore, sempre comprato in Francia, però vedete si è un po' rovinato. E poi un altro colore di Essence, che non mi è mai piaciuto questo grigio, non so perché caspita l'avevo comprato. E due ombretti che avevo depotate da due palette, un verde e un, diciamo, un color rosa chiaro. Le avevo depotate da due palette da metterle di chicco. E questi sono quelli che in teoria butto perché sono da tanti e non li uso. E le avevo messo in quel sacchetto giusto per non rischiare di spappolare. Poi, palette di vecchia collezione. La collezione si chiamava Ajustable. No, Somtose, sì, Ajustable. Era questa qui di Kiko. Io la butto via, ragazze. È quasi integra, ma mi è piaciuto questo genere di prodotto, non so perché cacchio l'ho comprato, perché su di me non sta bene tanto ed è da tanti anni e non va bene tenerlo. Poi altri di Kiko, questi erano della collezione Rock Attraction, questi qua con questo pack qui. Questo ormai vedete com'è venuto male, l'ho usato, questo è un blush che l'ho usato parecchio. Mi pare di averne due di questo genere qua. Ecco, vedete, perché non so perché ho comprato i doppioni e li ho usati entrambi. Che cavolo avevo avuto in testa, non so dire, però sono da tanti anni e non mi piace più neanche come la consistenza. Butto via anche questo qua di Essence, che è vecchio. Non l'ho usato neanche tanto perché non mi è mai piaciuto, non scrive quasi niente, cioè è un colore smorto, si scrive, si vede così sulla la mano, ma guardate, cioè sul dito, ma quando vai a sfumare e a sfumarlo, cioè si vede un po', vedete, un po' malino. Non mi è mai piaciuto questo blush, dire la verità, non so perché. A volte certi blush di Essence non sono tutti belli, invece questo qua della collezione Cinderella mi è piaciuto ed è stato usato, ma lo butto via perché è vecchio e non mi piace più. Poi ne butto un altro di Kiko, sempre della collezione Rock Attraction, che è questo colore che è veramente è troppo sbam per me, è troppo forte. Non lo so cosa ho avuto in testa a prendere pure questo, vi dico la verità. Poi, a malincuore, devo buttare due palette che, vi dico la verità, mai più andrò a comprare questa roba. Ma non perché il brand non avesse le cose buone, ma perché quando le comprai in saldo, cioè sapete quei saldi invernali che si fanno tipo a gennaio? Ecco, non fate queste cretinate, piuttosto se volete una palette costosa, compratele con un 20%, con un sconto che ve lo fa lì in profumeria, perché la Sephora tiene i prodotti per degli anni, perché una palette del genere costava sui 45 euro se non di più. Io l'avevo preso con 27 più o meno, ma ne parliamo di tanti anni. E questa di Guerlain, che è stata, sono due palette che sono state le peggior, diciamo, investimenti, perché è un investimento spendere 27 euro su una palette 10 anni fa, erano soldi. E che non ha mai scritto questa palette, molto bella, è un quad. Vi dico che mi piange il cuore a buttarla, ma ragazzi, io non la uso, non funziona niente di qua. È una palette stupenda ed è un quad che puoi fare sia smoky sia trucco da giorno, ma non scrive, cioè scrive leggermente, ma sugli occhi zero. Le cialde sono riuscita a usarle un po', ma proprio per quel trucco che
Non lo so, è un peccato perché secondo me l'hanno tenuta tantissimo in negozio e le cialde si sono rovinate. Ora tutti dicono, vabbè, ma ci avrà avuto quella patina e quel cacchio, ci ho anche sfregato perché c'avevo una bella trama sopra e niente, ragazzi, non è mai andata bene, non ha mai scritto bene quella palette. Idem anche con questa di CC Shadow, questa diciamo leggermente ha fatto, non è il pack così, questo lo avevo attaccato io perché è un pack così tal basilare nero che mi faceva pena vederlo. Qui c'ho addirittura pure il pennellino ancora, guardate un po', ed è un peccato. E guardate che bei colori che c'ha questa qua. Mi piange il cuore a buttarla, a dire la verità. Ovvio che a parte che ce l'ho da tanti anni, però polverosa. Non dico che questa non scriveva, scriveva, ecco, vedete qua c'è la scrivenza. Però boh, non lo so, magari tenerla ancora. Ce l'ho da tanti anni questa, a dire la verità. 24 mesi, no, questa qua ha superato. Io credo che ce l'ho da 6 anni, 7 se non ero. Non so se ci sono ancora questi trio della CC Shadow. Anche questo ne avevo speso un po', però no, meglio buttarla perché tanto. Come butto via una cosa che mi andava bene sul viso, per carità. Però dopo una settimana, appena aperto questo fondotinta di MAC, che ho il, diciamo, il... ma l'atterrò perché questo non lo butto via, ecco, adesso mi è venuto in mente che cose strane, lo tengo per il back to MAC, cioè per darlo, per prendere... Ora non so se funziona ancora, dovrei informarmi, però comunque me lo tengo. E questo fondotinta a lunga durata waterproof che ragazzi puzza in una maniera allucinante, cioè dopo una settimana sto qua ha cominciato a puzzare. Io ora non lo so se tutti i fondotinta in genere di MAC puzzano così dopo una settimana, perché lui come fondotinta, mamma mia, orrendo. A me andava bene. Adesso ho buttato giù anche il... Come al solito mi devono cascare. Vedete, si ripete, è una maledizione questa cosa qui del perdere i prodotti o che mi cascano. Io non lo so se tutti i prodotti di MAC puzzano in questa maniera, ma questo puzza di una cosa chimica assurda. Ed è un peccato, questo me lo tengo da parte perché così almeno quando andrò da MAC e ne ho altre due cose che le sto per finire, lo darò se ci sono ancora tre prodotti, non mi ricordo, per prendermi un prodotto, un rossetto, non mi ricordo come funzionava. Il prodotto in sé non è male, però dopo una settimana che puzzasse così, io vi giuro, ho avuto paura di utilizzarlo e questo qua ce l'ho da un po'. Ormai 6 mesi li ha fatti, ecco. Adesso ovvio che con i 6 mesi passati già puzzavo dopo una settimana che lo avevo aperto. Figuriamoci adesso, dopo non so quanto tempo. Come butto via anche questa BB Cream della Cosnature. Questa l'avevo comprata su sito Bio Boutique La Rosa Canina. Non è stata male per niente questa BB Cream. Però li ha fatti 12 mesi, ho paura di usarla, è a base di calendula, era molto buona, l'ho usata anche in inverno, questa qua sinceramente copriva anche come BB Cream, però ha fatto il suo termine e l'ho butto via. Butto via anche questo campione di fondotinta della Yves Saint Laurent, che è un colore scurissimo, a me non serve, a volte li tengo. Però se è scurissimo, butto via anche questa crema colorata al burro di karité della Fitto Cose perché non è che non mi è piaciuta, però il problema sta di fatto che il colore non si adatta alla mia carnagione ed è un colore, ora ovviamente vedete come puzza, però è un colore che non si adatta per me. E
ed è molto ricca questa crema colorata e io non la posso usare soltanto in inverno. Ha 6 mesi di scadenza che li ha fatti già ed essendo un prodotto diciamo tra parentesi bio, non si può usare e non la posso regalare perché è quasi integra, cioè non so se l'ho usato 2 volte poi quando ho visto l'effetto sul e il colore che ottenevo sulla mia pelle che diventavo arancione, sembravo una carota. Allora ho detto no, non lo uso. Poi stava lì nel cassetto e per fare lì cumulo, preferisco buttare via. Butto via anche questo blush di Weibo che l'avevo usato tantissimo, però è venuto secco, non so, non mi piace più. L'avevo preso su Pink Panda questo qui e 2 rossetti di Kiko che sono vecchi, delle collezioni vecchie, hanno fatto il loro ma sono anche, vedete, consumati e le butto perché non le uso più, vedete. Da puzzare non puzzano, però non si può regalare i rossetti quasi, diciamo, usati. Allora, in questo sacchetto che ho sono cose da dare alla mia cognata, che lei poi le regalerà o si terrà per lei e qualcos'altro regalerà perché ci sono un sacco di cose. Allora ragazzi, io non so neanche da dove partire perché questo video sarà, scusate il rumore, un'eternità. Vi regalo questo cushion della formula, Physician Formula. Io non lo uso che perché per me è troppo, diciamo, come spiegarvi, è troppo. Mi fa venire lucida la pelle. Li regalo della You Better Work questo primer Gym Proof della collezione Gym Proof. Non mi piace, non mi è mai piaciuto ed è nuovo ed è peccato per buttarlo via. Come anche la crema colorata, questo qua Tint and Day Cream. Lo uso, magari mia cognata le usa. Poi questo spray fissante di make up trucco dell'Avon, a me non mi è mai piaciuto il setting spray, lo regalo, è buono, non è cioè buono nel senso che non è scaduto, ecco. Questo qua della Oriflame che è un rossetto che a me questo colore non piace, questo è nuovo, quindi se a mia cognata piace magari lo usa. Un altro di Kiko che è della linea metallica, che non so che cosa ho avuto in testa a prenderli. Sono un sacco di, diciamo, di, ecco, di rossetti, sia così piccolini dalla Kiko. Questo qua è della Freedom, della Makeup Revolution, è un colore smorto che a me non va. Poi altro della Kiko, ci sono un sacco di rossetti. Rossetto liquido della Makeup Revolution, anche questo della Makeup Revolution. Poi questo qua della Debi, questa tinta che è troppo sparaflesciata. Ora non credetemi che do le ciofeche a mia cognata, sono prodotti che sono quasi nuovi, quasi integri, mai usati e preferisco darle a lei. Come anche questo primer della linea Fresh and Fit di Essence, non la uso ragazzi, è quasi nuovo, l'ho usato un paio di volte ne ho altri primer in casa e preferisco darle perché stare lì che scadono. Anche questo rossetto che lo comprai sul mercato rionale, un rossetto banale così anche per idratazione. 2 mascara che sono questi qua, sono nuovi ragazzi, io non li ho aperti ma ne ho tantissimi e si seccano. Questo qua è della Rouge e questo qui è un mascara della Oriflame che sono nuovi questi qua, veramente. Poi qua ne ho una marea di palette. Le do l'uovo della Makeup Revolution, non mi è mai piaciuto, cioè mi è piaciuto all'inizio, però non lo uso tanto.
e lo regalo. Poi palette, queste due della Kiko, che sono edizioni vecchie, però i colori sono ancora buoni, sono belli, sfruttabili. Ad esempio questa se la usa quest'anno che siamo in trend con shimmer, anche questa ad esempio ha dei bei colori, e quindi poi lei magari non se le terrà tutte per lei, ma le distribuirà. Questa della Essence, che mi è piaciuta, però vedete, ne ho tantissime e non ha senso tenere tutte queste cose. Pure queste della collezione Cinderella, io dove ho visto, dove non ho messo le mani sulle palette che non le ho usate, pertanto ho preferito di darle, ecco, vi dico la verità. Questa di Make Up Revolution non ha senso, è quasi integra, mai usata, lo regalo, perché che senso ha tenerla. Questa qua di Yves Rocher, che a me non mi sono mai piaciute le palette, infatti le avevo regalato altre due e le regalo anche la terza, l'avevo tenuto per darle ancora una chance, non l'ho più usata, non mi ci trovo con gli ombrati di Yves Rocher. Questa qui della collezione Lux di Avon, che sono i colori sui viola. Questa palettina di contouring, boh, non so cos'è, se fosse il contouring, tanto perché c'è un prodotto in crema che io non amo tanto, i prodotti in crema, una tera e una polvere, diciamo una cipria di quella traslucida, e lo regalo perché non la uso, magari a lei serve. Questo è un fondotinta barra, è un fondotinta minerale in polvere della Make Up Revolution, si può usare anche come cipria, ma ne ho un altro, quindi preferisco darle. Do anche questo blush della Weibo, questo è buono, invece l'altro si è seccato, non so perché. Questo invece, oh, cribio, è bello, è buono, e lo do perché non l'ho usato neanche tanto, così magari a lei serve. Una palette, no, è una cipria di Avon che è quasi integra, magari serve. Poi qui ho un, vabbè, questa possiamo anche lasciarla, un altro quad di Kiko, che anche qui l'ho usata tantissimo, ma ci sono ancora i colori, sono ancora belli, scriventi, però ragazzi, io non metto più le mani su questa qua. Ora, non per dire che sono diventata pretenziosa, perché i trucchi della Faberly, che i make-up della Faberly non è che costasse una fucilata, cioè non possiamo paragonare i trucchi di Faberly con Dior, oppure con Yves Saint Laurent, oppure che ne so, con Nabla o con altri brand che io ho in casa, ma ok. Anche questa palette della Corf, che l'ho usata moltissimo, ma essendo un brand molto buono, è abbastanza costoso, io lo regalo, magari potrebbe utilizzare questi altri prodotti. Idem questa palette di correttori, che della Debit non l'ho mai usata, una tera della Rouge, un'altra della Deborah Milano, perché non le uso, ragazze, perché ne ho tantissime e praticamente devo aspettare l'estate per abbronzarmi, per poter utilizzare questa qua. Non lo so, questa la butto via perché non dovrei neanche, non so perché l'ho messa qui, è una palette di correttori. Poi questo illuminante di Kiko, questo blush di Kiko, della Vamp, questo ombretto in crema è ancora buono, ma ne ho tanti altri brand e preferisco a regalarle anche a lei, perché io non riesco a usarle tutti in crema e poi alla fine vanno a seccarsi. Un altro blush di Essence, l'ho usato due volte, mi è servito giusto per fare un video o due video e poi basta. Un altro ombretto in crema della Vamp e questo della Maybelline, della linea 24 ore Color Tattoo. Queste sono le cose piccoline, le palette piccoline, e poi avete pazienza che vi farò vedere anche altre cose, perché declutterò anche palette più grandi, non soltanto queste cose.
dico la verità, sono arrivata al punto che mi devo separare pure di queste. Le avevo messe in un sacchetto e poi in una scatola perché per portarle poi, se le devo portare a Torino, a dire la verità. Allora, qui vedete, c'ho anche altre rossetti che poi ne aggiungo un sacco altri di rossetti di Kiko. Sì, un altro di Make Up Revolution. Ce le metto in questa. Aspettate, per non fare casino, le metto in questa borsa. Uno di Freedom, un mascara, uno di Kiko, sono nuovi ragazzi, questi sono mai aperti, ma preferisco regalarle perché poi si seccano. Poi questa palette di Beauty, Basic Beauty, era da Limoni una volta, questo brand. Però la palette l'ho usata una volta, è nuova, peccato. E non mi sono mai piaciuta quel tipo di palette, però non so perché l'ho presa. Palette di... che non puzza ed è molto buona. Vedete, ci sono due colori di rosati che non le ho manche toccate. È di Yves Rocher questa, sono di Rossetti. E lo regalo perché non puzzando, non l'ho usata tanto, tanto li prendi col pennellino, non è una cosa tipo da igiene, da pensare troppo all'igiene. Una palette di Essence che faceva parte della collezione All About Candies. Poi queste sono due palette vecchie di Kiko, fu tra le prime palette di Kiko, quelle grandi che fecero loro, ma che sono apparse anche nelle mie, nella mia collezione. Guardate quanti colori, ed è peccato a non regalarla, perché si può ancora utilizzare questi colori, magari lo darà a sua nipote, ed ha ancora anche la custodia, infatti le regalo così, non erano con queste cose, le ho attaccate io, ma vabbè lo stesso. Sì, non capisco perché ci metto lì invece che mettermele qua. Ecco. Poi un'altra palette di Kiko, che è di quella componibile, ma che ha tre cialde e sono intatte. Queste sono proprio nuove. Queste qua che vedrete adesso, vi meravigliate perché direte: ma cosa ti è venuto in testa a darle o a comprarle se non le hai mai usate? Ebbene sì, mi ero composta perché poi sono passate, le hanno praticamente vendute a prezzi di un euro. Le avevo comprate tutte le cialde, queste qua, tutti i colori della Kiko, quando poi si sono cambiate le forme delle cialde, cioè dalla forma rotonda è passata quella quadrata. Se voi andate in negozio Kiko non troverete più questi colori, cioè il colore lo trovate, non trovate la forma, ecco, della cialda. La cialda è praticamente quella, diciamo, quadrata. E io ho preso tutte queste, non le ho mai usate, ed è un peccato perché queste sono delle cialde enormi. Basta che regali a una una palette del genere, che vi dico la verità, le basta per tutta la vita. La seconda mi sono dimenticata, l'ho posata qui. Questa era la numero 2 e anche questa è ancora in stato buono, ed è un peccato a non regalarla, così magari qualcuna fa l'uso di anche dessa. Poi la gran palette di Kiko, proprio quella di, non mi ricordo, 28, quanti colori fossero, era quel sistema Clicks. Ed è tutta, ragazze, è piena. Voi ora potete dire: ma sei impazzita? Sì, guardate qua, io veramente questa la regalo. Qui non ho la più pallida idea se... Sì, qualche cialda l'ho toccata, ma credo che il 99% tutte le cialde sono integre. Proprio avevo preso anche queste che erano a tra, vedete.
E mi dispiace a tenerla in casa e a non usarla e che poi ombretti scadono. Così preferisco a darla a mia cognata. Se si tiene questa o tutte e tre quelle lì, veramente ha fatto tombola. Non gli serve di tenersi tutte altre perché così le può regalare. Un altro rossetto di Kiko e poi un'altra palettina di contouring. Io non ho mai capito, queste qua me le hanno state regalate. Questa è in crema, ma lo butto perché i prodotti in crema a volte non sono proprio igienici. Queste le avevo beccate nelle buste, quelle come si chiamano? Mystery bag, cose del genere. Sono state cose regalate, però se non le ho mai usate. Meglio, e poi darò anche questa di Rocher. Non mi sono mai piaciuti gli ombretti di Rocher. Ci ho provato, ma come brand di make up a me Rocher non mi sono più trovata mai bene. Peccato perché questa palette era ed è anche tuttora molto bella come conception di palette, di colori, trovi tutti i colori che hai bisogno, ma anche il fatto che si apre in questo modo, vedete, poi trovate qui dei lucci da labbra e prodotti per il viso, e poi c'è, vabbè, questo lo aspettate, poi c'è questo sistema che si poteva prendere la palette di piccolina da farsi, da comporre con queste striscioline qua a tre e farsi la palette personalizzata. Infatti poi quando andrò a regalarla a mia cognata glielo spiegherò come funziona. E che potevi portarti in giro i colori magari per farti il ritocco del make up oppure portarti con te cioè quello con quale ti volevi truccare. Quindi questa si scompone, diciamo, no? Però ragazzi, io non la uso ed è un peccato a tenerla, visto che a me non cioè, personalmente non mi ci sono trovata con questo brand. Quello che riguarda il make-up, sinceramente dalla Yves Rocher mi è piaciuto soltanto dei mascara e basta. E il resto, tutto quello che riguarda la parte della cura del corpo di skin care e della cura body care tipo bagno, schiuma, creme e profumi, quello sì, quello mi è piaciuto. Invece quello che riguarda il make up io non mi ci sono mai trovata bene. Ok, credo che questa è tutta la marea di cose che le decluttero. Sì, magari non sono neanche tante, però mi sono liberata, preferisco regalarle che qualcuno magari ci goda e si non lo so, le usa perché mi dispiacerebbe anche buttarle proprio via, visto che sono ancora in una condizione buona e si possono utilizzare. Ok, spero che avete trovato interessante il mio video. Ci vediamo, non so a quale punto dell'anno o quando ci sarà il prossimo declutter, perché in genere, anche se non uso le mie palette qua, che voi sapete chi ha visto la mia collezione di palette, sono un po', diciamo, gelosa, invidiosa di darle, perché ho dei brand a quale ci tengo, dire la verità. Ok, ci vediamo al prossimo video. Un pollicione in su se avete trovato interessante. Chi non si è iscritto su o iscritta sul canale e desidera farlo, faccia l'iscrizione. Si attivi anche la campanella, così quando io carico un video saprà che ho messo un nuovo video. Mando un bacione grosso a tutte voi e ci vediamo qui sempre sul mio canale al prossimo video.